Ciao, in questo video voglio parlarti della figura del naturopata. E allora, chi è il naturopata? È un professionista regolamentato dalla legge 4 del 2013 che si occupa della salute e del benessere delle persone. Lo può fare autonomamente o collaborando con altri operatori del benessere e sanitari. Il naturopata ha tre funzioni principali. La prima è l'educazione, ovvero informa le persone che ricorrono alla sua consulenza su quali sono i comportamenti più idonei a raggiungere e mantenere uno stato di benessere. Questo lo fa tramite consigli che riguardano le abitudini di vita e i rimedi naturali. Poi c'è la prevenzione, che consiste nel riconoscere le predisposizioni e i punti deboli delle persone andando a sostenerli per evitare di sviluppare problematiche di salute. Infine c'è l'aspetto assistenziale, ovvero sostenere energeticamente ed emotivamente la persona che ha già una problematica in essere, affrontando quest'ultima con un approccio olistico, ovvero considerando lo squilibrio di salute dal punto di vista psico, fisico ed emozionale. Inoltre, il naturopata non si ferma alla risoluzione dei sintomi, ma tramite un'indagine approfondita cerca di trovarne la causa, per far sì che il problema non si ripresenti. Nell'ambito assistenziale ci tengo a fare una precisazione. Nel caso ci fosse una terapia medica in corso, la naturopatia non si va a sostituire a quest'ultima, ma bensì si integra, facendo per esempio in modo di attenuare quelli che possono essere gli effetti collaterali di un uso di farmaci prolungato, aiutando quindi l'organismo a disintossicarsi, arrivando così alla soluzione del problema molto più velocemente. In conclusione, il naturopata accompagna e sostiene le persone durante il loro percorso per ritrovare il benessere. Lo fa valutando le predisposizioni di ogni singolo individuo e tenendo in considerazione quelle che sono le leggi della natura. Spero quindi di aver fatto un po' di chiarezza sulla figura del naturopata, ma se per caso avessi ancora qualche dubbio, non esitare a contattarmi. Nel frattempo, io ti saluto, ciao e a presto!